Questa manovra mira a due obiettivi fondamentali, dicevamo prima, competitività ed equità. Noi siamo di fronte ad una manovra che per la prima volta comprende un piano industriale vero che mancava in Italia da almeno 10 anni, Industria 4.0, che punta a sostenere proprio la piccola e media impresa italiana, che punta a sostenere investimenti per circa 20 miliardi nel prossimo triennio, professore, che punta ad investire in tecnologie, in ricerca e sviluppo. Professore, dall'altro è rimasto punto colpito. Di vista, no, mi scusi Floris, prego. Finisco. Per quanto riguarda l'equità, non è vero che si tratta di mancette, perché la misura degli 80 euro è diventata strutturale ancora alla faccia quella, di no. Chi diceva che sarebbe Basta. Stata una manovra temporanea. No. Le pensioni, il reddito di inclusione sociale, mi scusi Giannini, noi abbiamo fatto per la prima volta, dopo come primo governo, il primo reddito di inclusione sociale nei confronti delle famiglie povere. Noi oggi investiamo 2 miliardi di euro nella sanità. Queste non sono mancette laterali, questa è una visione. Aspettate, non è così. Vi ricordo che il professor Padoan ha già potuto spiegare a lungo la sua manovra, qua cerchiamo di cogliere degli aspetti. Giannini voleva replicare, il professor Caccialli era rimasto, mi sembra, positivamente colpito dal punto dell'industria 4.0. Professor Caccialli, poi Giannini. Ma non, bisogna dare dei giudizi realisti, non siamo qui, io capisco la Moretti, ma non è da dobbiamo dire, cioè, questa manovra è una manovra molto limitata, forse le poche risorse, se fossero state concentrate su 2 o 3 obiettivi, invece di spargere per ragioni anche buone, magari con le massime buone, con le migliori intenzioni, ma probabilmente si poteva mirare a 2 o 3 cose, sceglierle con più precisione, professore, e concentrare lì le pochissime risorse. Professore, cioè, non si può dire che con una manovra di questo genere, con 2 lire, tu rilanci la piccola industria e tu fai la rivoluzione tecnologica. Professore.